Bene a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo episodio della nostra carriera giocatore con Kundispa. Ci avviciniamo sempre più all'episodio numero 100 e continuiamo questa serie che tanto vi piace. Andiamo a giocare quest'oggi contro lo Sporting Gijón e poi non so l'altra partita contro chi giocheremo, se la giocheremo, se giocheremo più fino a fine campionato, perché sapete che sta andando meglio, perché il mister ci sta facendo giocare sempre di più, ma non siamo i titolari fissi. Quindi andiamo a giocare contro lo Sporting Gijón in trasferta. Speriamo di fare davvero una grandissima partita. Cambiamo le maglie, prendiamo queste, vanno bene. Tempo sereno, giochiamo con Fernandes, Bale, Casemiro, Kroos, Mascarell, Thomas, Llamas, Oliveira, Dos Santos, Carvajal e Pacheco. Tutto pronto, Sporting Gijón, Real Madrid. Alla Madrid. Eccoci qua, siamo in trasferta per Sporting Gijón, Real Madrid. Speriamo di assistere a una bella partita. Speriamo soprattutto di iniziare a segnare tanto, perché il nostro obiettivo è segnare e far segnare, quindi far gol e assist. In quanto qui il nostro Kun, dopo aver pagato l'ultima volta il nostro manager per il D3, immagini infatti ci hanno inquadrato. Andiamo a giocare, eccoli qua, Gareth Bale e Kundispa, la coppia che sta facendo sognare tutta Madrid. Naturalmente soltanto la parte dei tifosi blancos. Possiamo cominciare, comincia Sporting Gijón, Real Madrid. Dentro per Mascarell, bel numero, la palla per Piazon. Per Enzo Fernandez, scusate, il Kun si gira, può andare, ha la palla sul destro, carica la bomba, la palla arriva a Gareth Bale al volo, la parata poi di Dibuz. Calcio d'angolo, la palla è dentro, attenzione, di testa allontana Thomas Llamas. Dani Ndidi, ma come cazzo chiami il tiro, vaffanculo, Rashid porta in vantaggio lo Sporting Gijón. Clamoroso, dopo appena 12 minuti in vantaggio i padroni di casa. Rivediamo qui il gol dell'1-0. La palla Toni Kroos, Kundispa, larga per Gareth Bale. Bale, davanti per il Kun, bella palla. Il Kun prova a entrare, se la porta sul destro, sul sinistro, la mette dentro, non ci arriva nessuno. Segnate idioti, niente da fare. Attaccano ancora i padroni di casa, la palla è dentro, via, via, bravo Pacheco. Torna in porta, non tirate per piacere, non tirate. Occhio qui il Gamero, addirittura Gamero, poi il tiro deviato da Carvajal. Pacheco lo lascia andare fuori tranquillamente. Calcio d'angolo quindi ancora, Muniz, Rosario. Rosario Muniz col mancino, la mette dentro, esce Pacheco, bravo con i pugni. Niente, la palla non la prendiamo mai noi. Aspettiamo Casemiro. Casemiro, cambio di gioco per Bale, il gallese, vediamo se la mette dentro per il Kun, ma è fuori giochissimo tipo. Anche se avevo segnato un gran bel gol, ma era fuori gioco. Grazie per avermi fatto segnare così, mi raccomando, grazie, gentilissimo. Ma guardate raga, sono completamente fermi i nostri. Ma vi svegliate o no? Gli altri possono fare quello che vogliono, i nostri sono fermi. Niente, fateli giocare pure, vediamo cosa si riescono a segnare il 2-0. Occhio il cross sul secondo palo, bravi, bravi. Ma sì, tranquilli, fateli andare in porta. Ma cos'è diventato lo Barcellona, lo Sporting Gijón? 2-0. Clamoroso. Dopo 43 minuti, 2-0 Sporting Gijón. Real completamente irriconoscibile, soprattutto in difesa perché facciamo cagare. Enzo Fernandez, bella palla per il Kun. Ma che stop è? Cosa fai? Finito il primo tempo, 2-0. Che schifo. Comincia la ripresa dentro Piazon per Fernandes. Vediamo se cambia qualcosa. Mascarell per il movimento del Kun, bella palla. Il Kun deve rientrare, ottimo, vai col destro. Pezzo di merda, pezzo di merda. Kun va a scalzare l'avversario. Vediamo se arriva il giallo, sì, grazie, gentilissimo. Non fare il furbo che ti spacco la testa. Toni Kroos per il Kun può girarsi, la palla sul destro. Prova la botta. Figlio di... Il Kun fa il movimento sul primo palo, la palla è per lui, prova ad andarci, la sfiora poi il tiro al volo di Oliveira Sousa. 2-1, il gol che accorcia le distanze. Non festeggiate, andate a prendere la palla. Stiamo perdendo con lo Sporting Gijón. Carvajal, il lancio per il Kun, lunga la palla, il Kun la prende, può andare. Uno contro uno, Kundispa, prova a rientrare. Ce l'ha sul destro, la perde. Piazon, il lancio per Kundispa, troppo defilato. In area però non c'è quasi nessuno, quindi si ferma, prova a saltare l'avversario. Si ferma ancora, vede che in mezzo c'è soltanto un uomo, prova a servirlo, la palla è per lui. Di testa la traversa, perché gli assist neanche mi fanno fare, neanche quelli. Dai, ma come fate a farmi fregare sempre la palla? Adesso andranno in porta sicuramente, anche se ormai la partita è finita. Occhio qua, Sergio, palla al piede, si ferma, ciao, adesso anche la melina. Toni Kroos va a recuperarla, ma finisce qua la partita. 2-1 per lo Sporting Gijón. Che partita di merda. Allora, giocatori impegnati con la nazionale mi sa che non ci hanno convocati. Qui contro il Villarreal gioca Cavani, vediamo se si rompe magari qualcosa. Che già che giochiamo quasi sempre titolare noi, poi se ti rompi anche sono più tranquillo. Bel Cavani Piazon, 4-0, tripletta di Lucas Piazon. Molto bene, bravo Piazon. No, contro il Barça gioca ancora Cavani. Peccato. Bel Cavani e Piazon. Brutta roba, raga, brutta roba. Speravo di giocarla questa.
Cavani non segna, però vinciamo 1-0 ancora sugli scudi. Lucas Piazon, che prestazione. Fate giocare ancora Cavani col Basilea, tranquilli, fate pure. Non ci sono problemi, io comunque guadagno i miei soldi, sto in panchina senza problemi, non mi lamento. Dovete farmi giocare. Comunque, Basilea, Real Madrid Basilea, scusate. Gioca ancora Cavani con Bella e Piazon, Yaramendi, Modric, Mascarell, Thomas Llamas, Olivera, Dos Santos, Carvajal e Pacheco, via 4-0, doppietta di Cavani, doppietta di Bale. Ancora Cavani. Io direi che questa potresti farmela giocare. Vamos, Celta Vigo, andiamo immediatamente a giocarla, immediatamente. Voglio niente. La maglia prendiamo questa che ci ha portato bene, no? Dobbiamo prendere la nera, secondo me. Ok, così. Fernandes, Real, neanche. Non c'è neanche Bale nella formazione. Niente. Andiamo a giocare. Celta Vigo, Real Madrid in trasferta. Speriamo bene. Non ho più niente da dire ormai. Celta Vigo, Real Madrid. Siamo in trasferta. E sappiamo che abbiamo l'opportunità per riprenderci, perché comunque il Celta Vigo non è una squadra così forte. Noi comunque siamo sempre Real, anche se non abbiamo neanche noi dei giocatori così eccelsi, perché andando avanti con gli anni il Real si è molto indebolito, cosa che io comunque non sapevo. Addirittura c'è gente che ha 15 di overall, che schifo. Comunque si comincia, è appena cominciata Celta Vigo, Real Madrid. Con Nispa, lotta, viene fermato, no. Movimento centrale, la palla per lui. Mascarell, tuo padre. Il Kun appoggia, può andare Toni Kroos. Kunu fa il movimento, vediamo se lo servono, no. Enzo Fernandez non deve servirmi. Toni Kroos vede il movimento del Kun, lo serve. Il Kun rientra, palla sul destro, sul suo destro, sotto le gambe del portiere, 1-0. Vai a prendere la palla perché ne voglio segnare altre 50 di gol. Che culo sto gol, raga, ho tirato fortissimo. La palla, se non sbaglio, passa tra le gambe del portiere. Un attimo, devo riguardare. O l'ha deviata il difensore, no, tra le gambe del portiere. Occhio al limone, Limones. La palla dentro per Hassan, poi Gomez. Come fa a chiamarti Gomez? Cos'è? Perché il portiere non l'ha presa? Meno male che è uscita la palla. Mascarell, vai il momento del Kun, bella palla, Kundispa può andare più veloce. Vai Kundispa, rientra, col sinistro l'hanno deviata stavolta. Occhio la palla sul secondo palo, fermatelo, non fatelo calciare. Sì, ciao. Zolotic porta in parità la partita. Più o meno è il secondo tiro che fa. Terzo facciamo. Attaccato molto poco il Celta Vigo, però ha trovato il gol del pareggio. Beati loro. Adesso noi dobbiamo ritornare a giocare bene e provare a segnare. Carvajal per Kundispa, prova a entrare. Brutto fallo. No! Ma perché? Per quale motivo mi devo sempre infortunare? Devi rialzarti, Kun, non è niente. Mi sono rotto ancora, non posso rompermi sempre. Sempre, non posso. Che palle. Sta uscendo dal campo. Ormai sono da pensione, raga. Mi devono dare il pensionamento e basta. E ho soltanto 31 anni. Palla dentro, attenzione, il Celta Vigo non segna almeno. Finisce il primo tempo, sicuramente verrò sostituito. E infatti entra Cavani al nostro posto. Vaffancuore. Niente, distrutto il Kun. C'ho una sfiga, raga, addosso che fa paura comunque. Allora, riposo forzato 3 settimane. Continuiamo così. Allora, vediamo, hanno abbassato gli obiettivi, vogliono 5 assist e 11 gol. Facciamo cagare lo stesso, non riusciamo a segnare, ne ho fatto soltanto uno adesso. Cos'è questa schermata? Adesso simuliamo un po' di partite. E mi dispiace sinceramente, siamo a dicembre. Cavani e Piazon e Bale contro il Lugo, in partita di Coppa Spagnola. Bale, Cavani, Piazon, vediamo come va a finire questa partita. Davvero mi dispiace perché volevo tornare alla grande, volevo segnare tanto, perché comunque manca poco alla fine anche di questa carriera, raga, naturalmente. E mancano, diciamo, pochi giorni all'uscita di FIFA 16, più che altro alla fine di questa carriera. Quindi quando uscirà FIFA 16 naturalmente smetterò di fare anche questa carriera. Mi dispiace perché abbiamo fatto, secondo me, una bellissima carriera in generale, anche se magari non è andata benissimo in questa esperienza reale, non sanno bene perché siamo davvero sfortunati, però comunque ci siamo divertiti in quasi 100 episodi, davvero è stato bello, emozionante passare da piccole squadre a una delle squadre più titolate al mondo, anche se non ha più nessuna squadra adesso. Contro il Bayern Monaco, partita di Champions League, vediamo come va a finire. Real Madrid Bayern Monaco, stiamo attenti. Bel Cavani e Piazon, 1-1. Toni Kroos e Bad Stuber. È stato anche espulso Thiago Alcantara. Atletico Madrid, gioca ancora Cavani naturalmente, raga, non possiamo farci niente, ormai siamo fuori per infortunio per 3 settimane, dobbiamo purtroppo, siamo obbligati a simulare tutte le partite. 2-0, Cavani e Piazon.
si è fatto male Dos Santos. Cavani però non si fa mai male naturalmente. Anche se in questo momento, anche se si fa male, a noi poco importa, perché non potremmo giocare dato che siamo infortunati noi. Ma che sfiga abbiamo. Comunque c'è qualcuno che me la gufa un botto, secondo me è Cavani, perché noi lo gufiamo a lui e lui naturalmente la gufa a noi per farci rompere. Bel Cavani Fernandes, ancora contro il Lugo in Coppa Spagnola. Vediamo come va a finire questa partita. 2-1 perdiamo, però abbiamo passato il turno. E Spagnola, vediamo, prossimi obiettivi. Possiamo tornare in campo, finalmente, raga, finalmente. Prossimi obiettivi, 9.0, 2 gol e il 26%. Partite contro Espanyol, Real Saragoza, Betis Siviglia e Atletico Bilbao. Athletic Bilbao, scusate. Contro l'Espagnol la giocheremo nel prossimo episodio, raga, perché questo video sicuramente, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, uscirà quando io sarò già a Napoli, perché io sono al video game show, è uscito il vlog, l'ho letto dappertutto. Quindi magari vi porto, non so quando, un altro episodio. So che magari c'è stato poco, volevate magari un'altra partita perché mi ero infortunato, ma forse l'episodio verrà anche un po' più corto. Ma fa lo stesso, perché vi porterò un altro episodio prima possibile, naturalmente con le prossime partite. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questi miei infortuni, se c'è un modo per evitarli, questi infortuni, perché mi infortuno troppo spesso. Lasciate un bel mi piace come al solito per continuare a supportare questa serie, anche se è giunto ormai al termine. Mi raccomando, passate ai social che trovate qui sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Adesso un abbraccio dal vostro Kun e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non so quando uscirà questo video, comunque se uscirà dal 17 al 21 vuol dire che sono al video game show Napoli, quindi vi aspetto.